Per trascorrere quelli che speriamo che siano davvero gli ultimi giorni a casa, vi vorrei suggerire una serie. Parlo di Homeland 8, Caccia alla spia, che è attualmente in onda sul canale satellitare di Fox. Va detto che questa serie di grande successo è una serie che è sempre stata sul pezzo, ossia nelle sue 8 stagioni è sempre riuscita ad affrontare quelli che erano i temi all'ordine del giorno dell'agenda politica americana. È partita con la chiusura della missione in Iraq, col dibattito sul taglio della spesa per quella in Afghanistan, è passata poi al confronto sempre più serrato e anche attraverso i servizi di spionaggio tra Stati Uniti e Federazione Russa, fino ad arrivare alle elezioni presidenziali e per ultimo quello che è stato il tema per eccellenza fino a qualche mese fa, ossia la possibilità di un accordo tra Stati Uniti e i talebani sull'Afghanistan, accordo poi raggiunto lo scorso 29 febbraio a Doha tra il rappresentante del governo americano e quello dei talebani. E è proprio su questa fase, quella precedente all'accordo, che la stagione si concentra. La stagione riesce in maniera incredibile, entusiasmante, a farci capire quanto è difficile un negoziato, quante voci entrano all'interno del negoziato, come ognuna delle parti cerchi di arrivare al negoziato il più forte possibile. E perciò rappresenta sia le divisioni interne al mondo afghano, le divisioni etniche, le divisioni all'interno della stessa etnia Pashtun. Sia gli attori esterni, da un lato gli Stati Uniti, dall'altro il Pakistan, fino ad arrivare alla Federazione Russa. È per questo che ve la suggerisco caldamente. Grazie.